Ah, gente, sono Larus, e qui su Europa Universalis 4 della mod Veritas e Fottitudo. Guarda, mi è uscito così a caso. Vabbè, adesso stiamo invadendo Smolensk per dare dei territori ovviamente al nostro stato vassallo che sta nella zona e per prendere anche un po' di territori noi. La guerra sta andando, così così, però siamo riusciti a far uscire dalla guerra diversi nemici che erano piuttosto potenti. Abbiamo il manpower a zero e potrei anche fare coscrizione di emergenza, ma non ne sono troppo sicuro. Facciamo lavori accelerati per l'integrazione dei vassalli e investiamo sul reame, che così almeno prendiamo più punti. I soldi al momento non mi servono. Ho solo la War Exhaustion un po' più alta e il National Rest è un po' elevato. Potrei togliere la modernizzazione che così almeno per un po' l'arresto diminuisce, ma comunque dovrebbe essere solo temporaneo. Poi al massimo non so cosa fare. Del resto non so proprio cosa fare. Ci hanno preso una città simologa, ma non è un problema. E possiamo andare avanti con le tecnologie. Fare farm estate. Questo va più che bene. E qua mi chiedono la pace, però io rifiuto e voglio vedere se si può fare la pace con qualche altra nazione. Riga non accetta. Belozersk accetta. Non accetta. Vedremo un po', magari sconfiggendoli un paio di volte in battaglia ce la faranno. Poi tra poco prenderò la capitale di Smolensk, quindi posso anche fare quello che vogliono. Allora, del resto, posso investire delle nuove idee? Sì, direi che posso andare avanti con le idee di cavalleria, che così prendo meno attrito per me, che è strautile. Qua non posso più andare avanti con l'assedio, quindi porto altre truppe. Ok. Ah, sono riuscito a prendere Smolensk. Ottimo. Ah sì, poi direi posso prendere i mercenari e prendere la Visima. Vjazma, non Visima. Visima non era una città di The Witcher. Qualcosa del genere. Allora, si può fare pace separata con Belozersk? No. Però io muovo comunque le truppe assieme, adesso. Parte delle truppe, per attaccare Belozersk, che ha fatto un grandissimo danno a noi. Ovvero si è messo ai nostri affari. Che questo non va troppo bene. Ora vado a Rostov per poi dopo attaccare le truppe di Belozersk. Ovviamente si muovono i loro alleati a dare una mano. Però arriveranno troppo tardi. Un cazzo vero, sono arrivati presto. Un cazzo vero. Ritirata allora, un po' tattica. Ho tolto un assedio, questo va più che bene. E mi dà tempo comunque per portare avanti l'altro assedio che stavo già pensando. Posso fare Libertum Veto? Cosa fa? Cavolo è? Che la no nostra nobiltà ha raggiunto un'interessante proposta. Se abbiamo il possiamo dargli il libero un veto e la nobiltà ci darà supporto alla guerra, solo che anche se la loro offerta è molto generosa, questa operazione qui dovrebbe essere fatta comunque proprio quando c'è una situazione disperata, c'è scritto. Sì. Così do più concessioni alla fine alla nobiltà. Al momento non mi serve avere altre armate in più. E mi è morto anche un generale. Allora, che fare? No, aspettiamo un attimo. Ecco, Belozersk, puoi fare pace separata? Oh sì che puoi fare fa pace separata. Oh, più che bene. Ora mettiamo le nostre truppe assieme e attacchiamo.
Sì, l'erede ovviamente fa vedere che è figo, in battaglia, tutto bravo. Noi distruggiamo le truppe e ci avviciniamo alla vittoria totale. Continuiamo a inseguire il nemico che si ritira non si sa dove. E abbiamo preso via Zima. Ora, Riga, fai pace separata anche tu. Così è rimasta la sola Belozersk. E vediamo un attimo che cosa fare. Allora, cosa interessantissima. Voglio dare tutti questi territori al mio vassallo. Così sta bello felice. E io mi prendo pap, pap e pap. E Smolensk lo do al mio vassallo, dai. Te lo passo a te, vassallo. Anzi, no, forse questo qua è un po' troppo. Smolensk lo lascio lì. Così, non si sa mai. Del resto, lì c'è il core che hai già. Annulla qualsiasi trattato con le altre nazioni. Riparazioni di guerra, non si può fare. No, non posso fare nient'altro. Chiedo un po' di soldi, che non è mai male. E così va più che bene. Sì, direi. I lord locali vanno più che bene. Qua. Sì, va più che bene, ok. Allora, Alig chiedono alleanze, io rifiuto. E abbiamo nuovi territori. Diversi nuovi territori. Ok, la situazione è molto molto interessante. Direi, prima di fare qualsiasi core, aspetto ovviamente che la War Exhaustion cali tanto. Che così almeno i costi di creazione di core diminuiscono. E cosa posso fare? Ah già, sì, qua faccio un marketplace a Novgorod perché ovviamente è un port, cioè una città commerciale molto importante. Ustiug. Molte nazioni chiedono alleanza, però. Anzi, molti di voi hanno detto: alleati con qualcuno. Sì, ma con chi? Forse con la Polonia. Molti di voi hanno proposto la Polonia, forse è la scelta migliore. Kiev potrebbe essere anche buona, però mi odia. Perché ho fatto una aggressive expansion piuttosto potente. Quindi vado con la Polonia. Adesso praticamente siamo i leader della zona. Non c'è nessuno che ci può confrontare contro di noi. Ah già sì. Qua devo separare un po' le truppe. E relazioni comunque migliorano. E qua ci sono dei mercenari? Sì. Via. E via. Mercenari siete stati utilissimi, per carità. Però adesso non servite più. E adesso dovrò recuperare tutte le armate che ho. Polsk mi vuole tanto bene. Tanto, tanto, tanto bene. E sono contento di questo. Polsk è diventata di nuovo una nazione degna. È arrivato anche un monaco, molto inutile. Però è arrivato. E adesso c'hai dei core su Turan Prinsk. Va più che bene. Divertiti come vuoi. Che bello dar da mangiare ai propri figli. Tipo Polosk. È il mio bambino ormai. Lo sto vedendo crescere. Poi dopo ovviamente lo mangerò. So perché sono un russo e quindi sono comunista. Però è comunque bello vederli crescere. I teutoni si stanno espandendo abbastanza. Cosa strana. Di solito vengono sempre schiacciati dalla Polonia. La Polonia tra l'altro c'ha la città di Danzica. Ricordiamoci questo. Allora. Idee diplomatiche. Direi facciamo noi idee diplomatiche, corpi diplomatici. Così aumento le relazioni a lungo andare. Ok, la tregua con i teutoni è finita e anche con Kiev. Sì, Novgorod Seversk ha dichiarato guerra a Smolensk, ma questo va più che bene. Sì, acceleriamo il nostro lavoro. Qua io
rifiuto il diritto di passaggio a tutti. Io odio tutti e diventerò il lord di chiunque. Adesso bisogna vedere un attimo quello che capita. Dobbiamo pagare il tributo al Khan ancora. Però credo che forse questo qua sarà l'ultimo tributo che pagherò al Khan. Mi sa di sì. Allora, amministratori provinciali, ok. Sì. Polsk non è nemmeno messa troppo bene per quanto riguarda il manpower. Tra l'altro, Kursk. Strano che ha. Aspetta, tanto qui posso mettere le relazioni con Smolensk. Io preferisco prendere più punti diplomatici. Strano che a Kursk ci sia come materiale la lana. Per chi non lo sapesse, Kursk ha una cosa molto interessante, che c'è l'anomalia magnetica più grande al mondo. Perché nel sottosuolo è presente tanto ferro. E quindi ci sono molti aggeggi magnetici che funzionano in maniera anomala nella zona. Cose interessanti. A Kursk proprio. Del resto, ci sono dei ribelli nella zona che si vogliono ribellare, appunto. A Novgorod-Seversk. Però ultimamente stiamo prendendo un po' di manpower. Anzi, diverso manpower. Però comunque devo fare nuove truppe adesso. Preferisco aumentare un attimo il manpower prima di proseguire. E vediamo un po'. Per formare la Russia, devo solo più distruggere Novgorod. E poi dopo posso formare la Russia. Quindi direi, attacchiamo la Russia nelle prossime puntate. Attacchiamo Novgorod, che è la Russia. Che sto dicendo? Allora, per distruggere Novgorod, cosa si può fare? Anzitutto posso sfruttare la Finlandia, magari dare dei territori alla Finlandia, tipo il porto, che però può servire a me. Questi territori qui alla fine della Karelia, li posso passare. Si vedrà, si vedrà. Allora, Smolensk non esiste più. Strano, pensavo che potesse diventare potente, invece con una guerra ha perso tutto. È stata spartita. Totalmente. Intanto la Polonia sta invadendo l'Ordine Teutonico, il che non so se è un bene o un male. Si vedrà. Ah, dannazione. Sì, c'è una. Qua possiamo andare avanti sempre con l'integrazione militare. E la Scozia sta per conquistare l'Irlanda. Questo sarà una cosa interessante. Danimarca mi chiede un'alleanza, io rifiuto. Gaelic mi chiede un'alleanza, io rifiuto. E i Teutoni si sono espansi un po' tanto. Oh sì, tanto. Sì, vi siete espansi abbastanza, direi. Facciamo un po' attenzione ai teutoni. Vabbè che adesso stanno perdendo contro la Polonia, però non si sa mai, possono diventare un po' potenti. Ancora di più. Ustiug, Gaelic, tutte queste nazioni qui proprio non le voglio sentir parlare, sono orribili. E Novgorod, quando è che muori? Ok, ora posso formare di nuovo altre truppe. Perché ho la potenza militare per far ciò. Quindi creiamo un nuovo template di truppe, direi. 10 e 2 di cavalleria. Sì, ovviamente ho scelto su una sola zona, ma poco importa. E li faremo tutti quanti a Mosca, che sta qui. Vai. Così con calma li realizziamo. Senza troppi problemi. Lo so che potevo selezionare un modo per farli più velocemente, spartendo le province, allargando, però io sono pigro e non c'ho voglia. Allora, la Polonia sta facendo il culo quadrato proprio all'ordine teutonico, il che è bello.
E possiamo andare avanti con le tecnologie militari, direi di sì. E tra non molto potremo sbloccare l'artiglieria. Ancora due tecnologie. Poi. Tra poco posso fare altri core, però voglio finire totalmente la War Exhaustion a zero. E mi sto riprendendo molto bene. Intanto. Sarà scoppiata un'altra guerra perché molti stati vogliono il diritto di passaggio, ma io rifiuto. E c'è una disputa di successione in Polonia. Quindi faccio un matrimonio che magari posso reclamare il trono della Polonia. Lo so che è un'azione un po' avventata, però si può fare. I prezzi del grano sono un po' bassi. Allora. Possiamo aumentare i prezzi del grano, che cambia il privilegio per le classi dei nobili di 2. E cambia la legge dello stato di 1. Possiamo dare dei sussidi all'aristocrazia. Oppure fregarcene. Questo comunque abbassa il prestigio, il privilegio dell'aristocrazia. Però questo porta a un national arrest. Direi, diamo sussidi all'aristocrazia. Però non aumentiamo il prezzo del grano. Direi. Più che bene. Ok, stiamo prendendo tanto manpower. E possiamo ricercare una nuova tecnologia, che farò subito. Qui siamo arrivati alla costruzione dei porti anche. E il mio primo porto dove lo metterò? Non lo so. E intanto possiamo anche fare claim su Novgorod. Proprio claim dappertutto. Allora, Oh, quasi che direi partiamo proprio a caso. Incheri, vai. Che questo porto qui sul mare, che a me serve, anche se ha 1-1-1, è un porto. È un porto, è sempre buono. Qua diritto di passaggio che rifiuto e acceleriamo il lavoro. E dunque, per questa puntata è tutto. Votate, commentate. Ci sentiamo alla prossima con l'argomento della giornata. Ciao, ciao. I popoli ugro-finnici vengono tradizionalmente distinti su basi linguistiche in più sottogruppi. In particolare si distinguono i sottogruppi degli ugrici, dei finnici del Baltico, dei finnici del Volga, dei permiani e dei sami. Per un totale di circa 26 milioni e mezzo di persone nel mondo. Degli ugrici fanno parte gli ungheresi, o magiari. E di piccoli gruppi etnici obungrici e scianti e dei mansi. Benché linguisticamente affini, gli ungheresi da un lato e i scianti e i mansi dall'altro sono distribuiti in aree geografiche assai distanziate. Gli ungheresi discendono dai magiari che lasciarono l'antica terra natia migrando verso il bacino pannonico e costruendo l'odierna Ungheria. Mentre i Shanti e i Mansi sono fondamentalmente rimasti nell'area uralica originaria, la cosiddetta Giugra, nella Siberia occidentale. In termini numerici, la distanza tra gli ungheresi e i due popoli obrungici è notevole. Quella ungherese è la popolazione ungro-finnica più numerosa, composta da circa 14 milioni e mezzo di persone, di cui poco meno di 10 milioni stanziati in Ungheria e i 2 milioni circa nei paesi confinanti, ed i restanti in diaspora prevalentemente per il resto dell'Europa e le Americhe. I popoli finnici, parlanti le cosiddette lingue finno-permiche, rappresentano un gruppo piuttosto ampio e per questo suddiviso in vari sottogruppi, ossia i finnici del Baltico, i finnici del Volga e i permiani. Sebbene anche le lingue sami siano state incluse nel gruppo finno-permico, i popoli Sami, o Lapponi, vengono comunque considerati separatamente da quelli finnici.